giornata, il protagonista di questo Capodanno bizantino 2018 qui ad Amalfi. Siamo davanti agli Arsenali, siamo in attesa della partenza, dell'avvio dell'incontro culturale che precede, come di consuetudine ormai da anni, la manifestazione. Presidente, ci volete dire le vostre... quest'anno è una rivoluzione nel senso che è la prima donna magister l'utilità di Senato. Abbiamo deciso anche di lasciare al mattino il magister perché vogliamo eliminare poi queste differenze di genere, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Diciamo che erano i tempi più che maturi perché questa cosa avvenisse. Esattamente. È veramente alla fine la commissione di cui fa parte anche il centro, ovviamente. Certamente. Oltre i due sindaci di Adrani e di Amalfi, gli assessori della cultura dei reciproci comuni, anche il centro di cultura con la presidente, i professori Gargano, noi siamo sicuri che, e lo diciamo con, in maniera da complimentarci con il Centro di Cultura Amalfitano, che affianca sempre l'amministrazione, dà degli stimoli di tipo culturale e Amalfi ha il suo posto nella storia grande e importante, ma con questa operazione, con questo Capodanno, possiamo dire, Presidente, che abbiamo decretato il posto nella storia dell'arte moderna di Amalfi. Arte contemporanea. L'importanza che ha avuto Amalfi per aver studiato dal 66 al 68, ma voi siete molto giovani, sicuramente non ve li ricordate. Gli amalfitani allora guardavano con sospetto questo tipo di oggetti, ma poi con l'andare degli anni, e 50 anni sono tanti. No, per carità, infatti siamo ben felici che la regione abbia preso l'iniziativa di celebrare anche il centenario di questo evento nel 1968. Il che significa che forse avremo ancora altri incontri di maggiore approfondimento. Sì, dunque dovrebbero essere tre le sedi di celebrazione. Ci fa molto piacere. Napoli, Salerno e Amalfi, laddove soprattutto Marcello Rumma, che è stato colui che ha visto lontano e ha visto bene, perché poi artisti che sono passati di qua come Kunnelis, Merz o Pistoletto, lo abbiamo celebrato negli scavi di Pompei con il suo infinito, oppure Kunnelis con le anfore, importante anche per la storia medievale, c'è una intera sala dedicata al Museo di Capodimonte, a questo artista che è scomparso. Noi adesso abbiamo un po' organizzato questo evento culturale, questa tavola rotonda, cercando un po' appunto le analogie tra la nuova magister, che è gallerista, mecenate, donna, diciamo, con figure del mondo bizantino, perché ovviamente si cerca sempre questo dispositivo, quindi il titolo della tavola rotonda è appunto donne mercanti e committenti. I nostri auguri e i nostri complimenti, Presidente, sempre la ringraziamo e ce ne rendiamo conto.